Strade, ponti, acquedotti sono i simboli dell'espansione romana, gli elementi che fanno la grandezza dell'impero. La costruzione del ponte sul Nera per collegare il monte Santa Croce sulla riva destra al monte Corviano pone agli ingegneri e agli architetti romani una serie di problemi tecnici. In primo luogo la forma del ponte, soprattutto il numero degli archi. La tecnologia dell'epoca non permette infatti di superare precise dimensioni. A Narni invece avviene l'impossibile. Il Nera è un passaggio obbligato che ha imposto la costruzione di un arco di particolare luce, praticamente la più grande che la tecnologia umana abbia mai costruito. Naturalmente la posizione nella valle determina anche la posizione degli altri archi. Quello in sinistra evidentemente era la lunghezza era sufficiente per un solo arco, in destra invece ce ne vollero almeno due. 4 archi asimmetrici, una soluzione insolita. Fino a ieri una semplice ipotesi, non sempre condivisa dagli studiosi. Infine la prova, l'esatta ricostruzione del ponte attraverso l'impiego delle tecnologie digitali ed elettroniche, e in particolare della computer vision, che permette di ricomporre attraverso i calcoli matematici le parti mancanti. Questo è il risultato di un gruppo di ricerca coordinato da Alberto Cecchi, professore di meccanica computazionale delle strutture all'Università di Perugia. Ed ecco il ponte di Augusto, come era al tempo dell'impero. Siamo riusciti a ricreare il diametro dell'arco, la sua forma e il centro dell'arco stesso, e quindi a ricreare la forma del ponte nel suo complesso. Oltretutto ci siamo serviti di una fotografia eseguita nel 1885 sulla pila in destra, la seconda, che crollò proprio poco successivamente, che adesso è praticamente visibile soltanto i pezzi nella quale essa si è divisa. Allora, in questo modo abbiamo ricostruito tutti i diametri degli archi. E l'enigma risolto, quello che per secoli ha appassionato e diviso gli studiosi e che solo oggi ci restituisce l'immagine del più grande ponte in muratura costruito dai romani.